cazzo, pure io nonostante l'età, cioè voglio dire. Allora, la street photography è una cosa per giovani, eh? No, allora, grazie di essere venuti qui, numerosissimi, nonostante sia il termine di una giornata di lavoro, suppongo. Adesso vi dovrete sorbire un'altra oretta, un paio d'ore, poi ditemelo voi quanto tempo c'è a disposizione, in modo che così possiamo andare più. Ah, questo qui facciamo con calma, intanto così, eventualmente quando siete troppo stanchi vi fate una pausa, no. Comunque non è una cosa lunghissima, è una cosa piuttosto discorsiva, quindi possiamo parlare tranquillamente, se c'è qualcosa che volete sapere, dire, anche durante l'esposizione, lo possiamo fare tranquillamente. Come diceva Paolo, io ho collaborato con numerose riviste, tra cui una rivista di fotografia che è Fotografia Reflex, era, perché è defunta, come quasi tutto ormai del cartaceo e cose simili. Che faceva parte di una collana piuttosto interessante, che usciva 2 o 3 volte l'anno, adesso 3 volte l'anno mi pare, quadrimestrale, che toccava svariati aspetti da tecnici a quelli più, diciamo così, culturali della fotografia. Perché mi è stato chiesto? Perché avevo fatto tanto girando un pochino prima l'Italia, poi l'Europa e poi qualche cosetta nel mondo, tanta street photography. E quindi adesso oggi parleremo della street photography. Ne parleremo sotto tutti i possibili aspetti, proprio per fare una cosa generale dalla quale poi partire, perché la street photography, tra l'altro, è una tipologia di fotografia che facciamo tutti, magari senza rendercene conto, che comunque ci può essere utile in parecchie situazioni della nostra vita fotografica. Certo, ovviamente se noi facciamo le aquile della Patagonia, probabilmente non. Forse ci interessa poco, ma chiunque invece faccia un pochino di fotografia di viaggio generica, gli capita, volente o nolente, di fare street photography in maniera più o meno consapevole. Allora, partendo da questo presupposto, abbiamo finito. Che ovviamente è un concetto molto importante, perché noi possiamo imparare la tecnica di qualsiasi attività noi facciamo. Poi c'è ovviamente le capacità personali, che quindi possiamo così definire come talento inteso in senso generale, per cui ovviamente c'è chi ha la facoltà di riuscire a cogliere sempre le cose belle, interessanti così, e le altre persone che invece devono lavorare duramente per raggiungere un minimo di risultato. Comunque, a parte gli scherzi, questa è una citazione di uno dei maestri della fotografia italiana. Questa è quella famosissima, ormai la insegnano all'asilo di Facebook, cioè dove ovviamente tutti ci laureiamo fotografi al giorno d'oggi, quindi all'asilo di Facebook la prima cosa che si impara è mettere questa frase in modo che così. Però poi adesso io vi darò una mia interpretazione, un'interpretazione scientifica di cosa significa tutto questo. Questa invece è una frase di Duhano, nella quale mi ritrovo molto, che è quello che cercavo di mostrare: era un mondo dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo può esistere. Qui stavano già un pezzetto avanti quelli della coppia, non so se notate. Si sono portati rispetto ai due di Duhano. Ecco. E questa foto mi dà lo spunto per chi ha mai fatto, fa più consapevolmente o comunque si è occupato di street photography nella sua. Qualcuno ne fa un po', l'ha mai fatta, ne ha sentito parlare. Allora, chi ne ha sentito parlare, che comunque c'è un eterno dibattito che. Da street photographer, se non sei abbastanza vicino, non. Ecco, la street photography è tutto, dipende da quello che capita. Adesso la definiremo. Ma se
se io vedo una scena del genere e la vedo a 100 metri dall'altra parte di Piazza San Marco a Venezia e ho un minimo di teleobiettivo, io la fotografo lo stesso, non mi sto a porre il problema che non vale perché non stavo qua. Quindi già questo è... Naturalmente, almeno per come la vedo io, non è che basta che ci sia qualcuno nell'ambito della fotografia e si sia in mezzo alla strada che stiamo facendo street photography, perché fare street photography comunque è un'attività consapevole e non casuale. Principalmente la street photography è questo, cioè essere interessati alla vita dell'essere umano. Veniamo un attimino adesso alle frasi, poi vedremo anche le fotografie, non vi preoccupate, non è che facciamo soltanto pregnacce teoriche. Però per approcciare nel giusto metodo la street photography, perché molto spesso le persone che vorrebbero fare street photography hanno il problema di non saperla fare tecnicamente, ma anche di non sentirsi a proprio agio mentre la fanno. Cioè, fotografare degli sconosciuti in mezzo alla strada non è una cosa che uno nasce imparato, come si suol dire, per cui può avere delle difficoltà sia psicologiche che pratiche. L'approccio psicologico, quindi prima di tutto noi dobbiamo curare il nostro approccio psicologico, dalla pizza della diapositiva precedente, dove diceva ci deve interessare, dobbiamo essere sinceramente interessati agli esseri umani, perché se non ce ne frega niente, non siamo obbligati a fare queste fotografie. Allora, noi abbiamo due emisferi nel cervello, uno destro e uno sinistro. Allora, entrambi sono dotati di aree motorie e sensoriali corrispondenti. Alcune funzioni intellettive però sono limitate o prevalenti a un solo emisfero. In ogni individuo l'emisfero dominante presiede al linguaggio e alle operazioni logiche, mentre l'altro controlla le emozioni, le capacità artistiche e la percezione spaziale. In quasi tutti i destrimani e in molti mancini l'emisfero dominante è il sinistro. Quindi significa... Il sinistro ci fa fare le cose volontarie, mentre invece il destro, che quindi in quasi tutti noi, ci controlla le emozioni, le capacità artistiche e la percezione spaziale, praticamente controlla la fotografia. C'è solo un piccolo problema, che l'aspetto emozionale e artistico, quello dell'emisfero destro, è spesso, in gran parte, inconscio. Quindi non è che volendo noi riusciamo, io volendo, finché mi funzionano ancora i neuroni, faccio questo movimento. L'identificare un qualcosa di nello spazio, l'avere un'emozione positiva, negativa, di rabbia, di paura, di quello quale che sia, è una cosa che invece io non controllo. Mi capita o non mi capita. L'aspetto razionale è quello che determina la nostra volontà. L'interazione positiva o negativa tra i due emisferi determina la riuscita e il fallimento delle nostre azioni. Allora, ovviamente, da questa interazione tra la nostra volontà e il nostro stato psichico, diciamo così, quindi da quanto riusciamo a far lavorare bene l'emisfero, quello deputato alle emozioni, all'arte, alla percezione, tutte cose. Abbiamo un certo grado di riuscita o meno del nostro lavoro. Lo vedremo meglio. Ovviamente la colpa può essere di un problema tecnico, quindi della parte razionale, oppure della parte irrazionale. Allora, per esempio, questa schifezza di foto è dovuta a una mia, a un mio errore tecnico-razionale. Scendo dalla macchina con una macchinetta nuova che dovevo cominciare a provare, non sapevo un altro po' ancora come funzionavano tutti i vari comandi, vedo un signore potenzialmente interessato, potenzialmente, poi è tutto da dimostrare che lo fosse, però non ero ancora concentrato, insomma, e così e faccio questo bel capolavoro che ho messo lì, che perché quante volte ci capitano di sbagliare le foto. Questa foto qui io la chiamo compromesso perché in realtà il mio soggetto era questa ragazza. Mentre invece poi alla fine praticamente qui si vede poco, però sono più a fuoco questi che questa qui. Che io ho visto arrivare, questo pochi minuti dopo quella foto precedente,
quindi già ho cominciato a capire dove stavano i diaframmi, cose, insomma. E, però ancora non avevo ben messo a fuoco la questione. Mi è venuta fuori una fotina interessante, perché questo qui che già stava appoggiato così sembra che stia guardando lei, quindi poi ci può piacere o no, però racconta una micro storiella. Questa io invece la chiamo una fotografia per me riuscita, nel senso che dice esattamente quello che io volevo dire, che poi non me ne possa fregare meno di quello che volevo dire con questa foto, però volevo raccontare queste tre persone messe in una determinata situazione. Per cui l'ho voluta fare, le ho inquadrate e ho scattato la foto, è venuta decente tecnicamente. Quindi in quel momento tutti gli elementi concorrevano in maniera positiva a far sì che la foto riuscisse come doveva riuscire. Esatto, adesso ci veniamo subito. Abbiamo detto inizialmente, proprio come prima cosa, che non si può insegnare a vedere, però c'è un fatto. Data una capacità potenziale individuale di vedere, che nel mio caso può essere fino qua, nel suo caso può essere fino qua, nel suo caso può essere fino a C. Quindi teoricamente la persona più dotata come talento è la persona che arriva fino a C. Ma stiamo usando al massimo la nostra potenziale capacità, cioè se io che posso arrivare fino a A la esercito e arrivo al 100% delle mie possibilità, e chi invece ha B o C, la esercita al 10% delle sue possibilità, io ottengo un risultato migliore, ma questo vale dappertutto. Quindi poi dopo vedremo come abituarci. Allora, torniamo a Bresson. Abbiamo dato una capacità potenziale individuale di vedere. Ma come interagiscono i tre elementi di cui è composta la fotografia? Abbiamo detto l'occhio, la mente e il cuore. Oh, l'occhio è l'occhio e sappiamo che cos'è. La mente, in questo caso, la intendiamo come emisfero, quello dominante, il sinistro, quindi la volontà, le cose consce. Il cuore cos'è? Da quello che ho detto fino adesso. Esatto. Allora, che sono tutti collegati, nel nostro caso, al fine di ottenere una fotografia. Quindi noi veniamo stimolati da qualche cosa che in genere è visivo, veniamo stimolati da un impulso che in genere è visivo, però non è detto che sia solo visivo. Bello, quella cosa lì la voglio fotografare. A quel punto entrano in azione sia i meccanismi razionali, che noi non ci pensiamo, però c'è tutta una serie di meccanismi razionali, perché quando noi vogliamo fotografare, soprattutto se stiamo facendo street, abbiamo una macchina fotografica che è settata, settabile in un certo modo. Quindi poco 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 che dobbiamo fare, dobbiamo premere il pulsante di scatto, nella migliore e minima delle ipotesi. Altrimenti dobbiamo fare un minimo di inquadratura, decidere la lunghezza focale se abbiamo uno zoom, impostare qualche comando, prendere un angolo di ripresa. Quindi dobbiamo fare tutta una serie di cose che sono volontarie e razionali. Nello stesso tempo ci stanno le famose componenti irrazionali, ma le famose componenti irrazionali sono non soltanto le nostre capacità di talento, come abbiamo detto, percezione spaziale, estetica, cose, tutto quello che ci pare, ma anche l'emotività, le emozioni. Quindi se io in quel momento sono ansioso perché ho paura, cioè vorrei tanto scattare quella foto, però mi trovo in una situazione che non sono capace perché non ho abbastanza esperienza, eccetera, eccetera, non sto nel mio in senso psicologico, per cui sbaglio la foto per quel motivo lì. Magari tecnicamente ho fatto tutto bene, in quel caso no. Quindi queste cose interagiscono, perché ovviamente le emozioni fanno sì che bloccano o meno, lo capiamo meglio da qui. Dovunque ci possa essere un blocco, porta al fatto che la foto non viene. Allora noi che cosa possiamo fare? Abbiamo detto che le capacità nostre quelle sono, quindi più di tanto non le possiamo sviluppare, come appunto lui citava Cartier-Bresson, come l'ho citato anch'io, dice.
dicendo della composizione dell'altro giorno, o Irwitt o chiunque altro, c'era Reuter prima, io mi posso sforzare quanto volete, ma tanto Reuter non ci divento, ci ho provato ma non ci sono riuscito. Però impariamo a vedere meglio. Adesso vediamo una serie di tre foto. Che ci hanno in comune queste tre foto? Uno, poi? Due? C'è anche qualcos'altro in comune? Eh? No. Guardate tutta la foto, naturalmente. Esatto. Esatto. C'hanno, comunque stanno in un certo tipo di ambiente che non è... un ambiente chiuso. Quindi queste tre foto hanno già da sole in comune degli elementi. Una che sono orientali, due che hanno la mascherina e tre che stanno in ambiente chiuso. Vediamo queste altre tre foto. Che hanno in comune queste tre foto con le tre precedenti? Le rivediamo tutte insieme. No, lasciamo perdere la composizione. Esatto. Però... Ma non solo soltanto il fatto che sono orientali, ci fate caso che questi qui stanno tutti più o meno allineati in una situazione, pure i primi stanno più o meno allineati così. No, la situazione delle persone. Due persone contrapposte, una persona è passata sola, cioè vi ho fatto vedere, prendendo spunto... Sì, ecco, cioè, è questo che vi voglio raccontare. Allora, come noi, dicevo, come possiamo migliorare la nostra capacità di vedere? In realtà, perché il problema qual è? Allora, mai fatta street photography? Dunque, oggi parto, voglio fare street photography. Che faccio? Che fotografo? Vado a San Pietro, 8 milioni di persone. Quindi? E oltretutto... Magari decido di fare qualcosa e comincio a fotografare qualcosa. Però il concetto qual è? È che anche se inesperti possiamo cominciare a riconoscere dei pattern visivi che si ripresentano nella nostra attività fotografica quotidiana. Quindi adesso faccio altri esempi. Non è proprio la stessa cosa, ma sono cose simili, no? Cioè, voglio dire, perché ne parleremo un pochino anche dopo, ma è importante l'essere umano, ma è importante pure dove sta. Quindi il dove sta aiuta il soggetto umano a comporre una fotografia che racconta qualcosa, e il soggetto umano dà ulteriore valore a un luogo che magari ce n'ha di per sé, però lo rende vivo, per esempio. Cioè, una cosa è fa le scale del Campidoglio così, e una cosa se una ragazzina sta scendendo in questo modo. Vedete come si ripresentano i pattern? I pattern simili. Ho risposto già al 95% delle potenziali domande. Quale altezza? Ci sono anche qui. Qual è il manichino? Ma insomma pure quella davanti, Giuro che era viva, cioè, perché...
Sì, lì era proprio Shibuya Crossing, guarda, da Tokyo. Anche qui siamo a Tokyo, Ueno Park. Quindi una bridge, area reflex. Quindi, questa tipologia di fotografia si può fare con tutto. Solo col digitale, a parte che non l'abbiamo inventata noi col digitale. Però qui lo possiamo fare con una medio formato a pellicola. Sì, beh, no, vabbè, lì è più una prova delle macchinette fotografiche, pellicole, eccetera. Se vi interessa, ne potremmo parlare un pochino. Il discorso è che tutto ciò che vale in fotografia, che Paolo già vi ha detto nelle sue precedenti lezioni, che vi dirà anche nella lezione conclusiva, è quello che vi dirò io la prossima volta, se mi farete ancora venire dopo oggi, vale sempre. Cioè, la composizione non è che vale soltanto se io sto usando il digitale o se sto usando la pellicola, gli obiettivi, le lunghezze focali, le cose, sono tutte uguali, cioè il problema è le tecniche, le cose, sono fine. La pellicola era il mezzo che per tanti anni è stato quello per fare le fotografie, cioè quelle cose che poi vengono stampate. Prima ancora si usavano altri sistemi, si stendeva l'emulsione sulle lastre d'argento, il vetro e quello che era, o addirittura altri sistemi. E quindi possiamo tranquillamente fare stritta anche se noi fotografiamo a pellicola. Ora, fotografare con una 6x6 a soffietto di una certa epoca, la qualità, ragazzi, è notevole, la qualità tecnica. Questa qui è l'Alpha Isolette, cioè veniva commercializzata con tre diversi tipi di obiettivi. La mia è quello intermedio, perché c'è un altro che dice che è ancora meglio. Ma è una macchinetta leggerissima che si apre, però devi predisporre il diaframma, predisporre i tempi, caricare l'otturatore, mettere a occhio e croce una certa distanza di messa a fuoco perché è tutta manuale. Devi caricare girando la cosa così. Però poi c'hai un negativo così. Ma te la metti in tasca, cioè pesa meno di questa e è compatta come questa, tanto per dire. Ovviamente ci fai 12 scatti col 6x6, poi dopo devi ricaricare il rullino. Però, per dire, si può fare anche con quella. Questa è fatta con una 6x6 tipo Rolle, a pozzetto invece, stesso discorso. Quest'altra invece è fatta con una reflex 35 mm, beh, degli anni 50 della Nikon. Idem, stessa macchina, stesso tutto. E non so se c'avevo lo stesso obiettivo montato sopra. Però ecco, la fregatura del digitale dell'analogico è che non ci possiamo ricordare che focale stavamo usando, la chiusura del diaframma, i tempi utilizzati. Sì, pure io se, comincio poi dopo un po'. Ma poi per esempio con il medio formato o addirittura con formati ancora più grandi, è ovvio, c'hai 12 scatti, li fai più pensati, ci metti un po' più là, c'hai quindi anche il tempo magari di metterti poi dopo lì a scrivere cose. Con la 35 mm che c'hai 36 pose, già lì la cosa si fa un pochino più si velocizza, diciamo, l'azione e quindi va a finire che poi dopo, poi c'è sempre il problema. Poi c'è sempre il problema che lì per lì ti ricordi tutto, però non finisci il rullino. E poi passano 6 mesi, io adesso c'avrò una decina, quindicina di macchine fotografiche a pellicola, cariche, non so neanche più con che pellicola. Quindi, questo con un'altra reflex 35 mm. Rispondo alla domanda di Paolo. Sì, no, appunto, nel senso che quindi si può fare pure con smartphone. Queste sono fatte con diversi cellulari, a seconda di quello che capita. Per esempio, questo qui che ho adesso non è quello con cui io ho fatto questa foto qui, perché questa l'ho fatta 3 anni fa con un F5, non lo so se anche lì valgono esattamente le stesse cose che valgono per tutto il resto.
passiamo a un'altra questione tecnica. Dice, vabbè, ma con che focale la facciamo la street photography? Con quella che ci capita o quella che ci serve? Poi parleremo un attimo di un certo tipo di discorso, però vi faccio degli esempi. Appunto, qui c'è stata usata una focale di 200 mm, qui di 50, qui di 24, qui un fisheye, per non sbagliarci. Qui stiamo a 320 mm, qui stiamo a 35 mm. Qui siamo a 24. Lo sapete cosa fanno questi? E questo è un fisheye. Allora, questa è una foto che anche qui la perfezione assoluta già in realtà non esiste. Nella street photography è ancora più difficile ottenerla. Il discorso qual è? È che tu cammini per la strada di Omotesando a Tokyo, che è la strada fighetta, tutte le ditte, praticamente se vai al centro di Roma, di New York, di cose, di qualsiasi paese del mondo, trovi sempre gli stessi negozi, e qui trovi pure gli stessi negozi. Allora, questa qui è l'entrata di un parcheggio su via Omotesando, e loro praticamente dirigono il traffico tra i pedoni e le macchine che entrano nel parcheggio, per cui improvvisamente ti trovi davanti questi due che stanno a fare cose lì, e scatti come stai. In questo caso con un 24 mm, e questo è un fisheye. Allora, torniamo un attimino alle focali. Come potete vedere, non è che un soggetto è più interessante dell'altro perché l'hai ripreso con una cosa più corta, una più lunga, o perché stavi distante. Se io qui ho usato un 320 mm, la signora non è che ce l'avevo proprio qua, mentre qua ci stavo appiccicato, qui stavo a distanza da qui a lì, e qui da qui a lì. Poi l'effetto fisheye per me allontana ancora di più le persone. Perché quando voi avete una focale montata su la vostra macchina fotografica, io ho fatto un articolo una volta, sempre per Fotografia Reflex, che parlava del taglio della fotografia, ma per dire cosa? Proprio parlando di composizione. Allora, io vedo una scena interessante e feci un esempio. Io stavo da una certa parte, forse l'ho messa pure dopo, non mi ricordo, però ve la racconto lo stesso, poi vi faccio vedere eventualmente la foto se l'ho inserita o meno. Stavo da questa parte della metropolitana a Londra e vedo dall'altra parte una coppia, un ragazzo e una ragazza. Stanno a Londra, può darsi pure quelli che avevano i capelli rossi come quella, insomma, interessante, che stavano scherzando e sembrava che litigassero, ma stavano scherzando. Però mi aveva interessato questa cosa. Io avevo un 24-70 montato sulla 5D. Allora dicevo, che faccio? Scatto così come sto. Però quelli poi dopo la scena mi occupa una parte di tutto il fotogramma un po' piccola, dico, però ho delle alternative. Apro la borsa fotografica e incomincio a ravanare alla ricerca di un obiettivo adeguato, così quando io nel frattempo l'ho trovato, mi giro per andare verso questo, quelli non ci stanno manco più. Io se no ho altre due alternative, una mi metto a correre come un disgraziato, esco di qua, rientro dall'altra parte e non li trovo, e poi ho quella più furba, attraverso i binari e così. Quindi, che volevo dire? Vale lo stesso discorso per la foto dei due iniziali che si baciavano a Piazza San Marco. Io l'ho visto dall'altra parte di Piazza San Marco e c'avevo l'equivalente di quella macchina fotografica lì, il modello precedente, che arriva a 112 mm come estensione focale. Ho scattato la massima lunghezza focale possibile. Poi ho cominciato ad andare avanti per cercare di avvicinarmi e farli rientrare meglio nel fotogramma. Un secondo dopo non stavano più nella stessa posizione. Quindi o la fai, se non l'hai fatta, te la sei persa. Per cui se trovate qualcosa di interessante, scattate comunque. Alla peggio viene una porcheria e la buttate, tanto quelle digitali non si pagano, per cui quelle altre bisogna ragionare in maniera un po' più... No, che poi non è tanto il costo della pellicola e dello sviluppo, poi se uno scansiona soltanto, il momento che vai a stampare, allora lì...
Però tanto uno fa uno screening, poi se c'ha la foto buona da stampare, perché pure questo discorso tutte le foto devono essere stampate una volta, ve le ricordate tutti, quelli che insomma se lo possono ricordare, quelli più giovani forse no, ma che stampavi, facevi il tuo rollino, portavi dal fotografo e te beccavi 36 fotografiette brutte, ma brutte proprio come dimensione, di cui 37 facevano schifo, per cui, ma tu c'avevi sti pacchi di foto messi lì con l'orrore. Sì, sì. Il problema cominciava una volta, a me mi è successo, io ho cominciato a preoccuparmi quando sono arrivato verso la quarantesima. Sì, sì. Ma non stavo facendo le foto al gatto in giardino. Sì. Ero finalmente andato a Neuschwanstein, il castello, quello in Baviera, tutto il castello. Sono andato lì, vabbè, c'avevo un ragazzino piccolo, cosa, non l'ho neanche visto dentro, perché proprio arrivati stremati alla fine con questo ragazzino, il passeggino, questo che camminava, cosa si era fatta una certura, dovevamo tornare a modo, però almeno ero stato a Neuschwanstein. C'avevo la mia bella Nikon 401 tutta che andava avanti da sola, non dovevo fare perché era tu, era pure autofocus, perfetto, manco faticavo, quindi mi sono scaricato tutto il rullino. 38, vabbè, 38, 39, 40. 41, vabbè, ho capito, poi a un certo punto è arrivata alla fine, ha fatto poi ho aperto, no, si era sganciato, che poi quella lì è una di quelle che dovevi mettere la linguetta lì così, lo chiudi e faceva tutto lei, no? E quindi se ti è partita, perché, non lo so, comunque, sì sì, con i dentini se ti tra, cioè, vedi la cosa che gira, comunque, ragazzi, succede anche quello. Diciamo che qui ci abbiamo la. Sì, sì, sì. E quante volte uno lo apre senza saperlo. Allora, parliamo un attimino di composizione, semplicemente per identificare sempre questi diversi pattern visivi. Quindi il soggetto può essere inserito in diversi modi nell'ambiente circostante, a seconda del tipo di inquadratura della focale usata o della nostra distanza dal soggetto. Per cui possiamo avere il soggetto isolato che è ritratto, ma non è street. Perché non è street? Perché è contesto. Esatto. Non è contesto, la posso aver fatto qua dentro questa. Tanto non si vede niente oltre lui, per cui. Ma questa in realtà era contestualizzato, ho fatto un crop semplicemente perché per fare un esempio, no? Quindi noi possiamo stare molto vicini al soggetto in un ambiente chiuso, quindi abbiamo una mezza idea di qual è l'ambiente e il soggetto diventa abbastanza preponderante nell'ambito della fotografia. Questo è un soggetto ambientato e poi ci stanno, come li definisco io, perché queste sono definizioni mie, non necessariamente universali, soggetto accessorio, cioè il soggetto principale è l'ambiente e l'essere umano caratterizza quella foto con la sua presenza, che può essere accessoria o addirittura simbolica. Però levateci questo puntino e cambia completamente la foto. Non so se è meglio o peggio, però la cambia, perché cambia proprio il significato espressivo della foto. Allora, personalmente, ci diamo del noi, crediamo che la vera street photography sia quella realizzata col soggetto inconsapevole. L'inconsapevolezza è la condizione sine qua non per l'assoluta spontaneità. La spontaneità ci permette di dare gli esseri umani come sono e per ciò che fanno senza essere condizionati dalla presenza del fotografo. È ovviamente possibile che in qualche caso si ritraggano anche delle persone consapevoli. Però quindi c'è il concetto, dice, ma rubare le foto. Ma che rubi? Non è che rubi niente, è che se io vedo una persona, come quelle che abbiamo visto fino adesso, quello lì che sta così, che si sta addormentando a metropolitana, o quegli altri che stanno parlando lì, o quelli che stanno in fila, cioè non è che posso mettere lì fermi così, in posa così, perché non anche che sono tutti completamente d'accordo e così, anzi magari mi fanno pure il sorriso, ma non è la scena che ho visto io e che volevo raccontare io. Quindi a me serve che loro non siano consapevoli del fatto che io li sto fotografando. Tornando un attimino indietro, abbiamo detto che quindi c'è la visione.
l'elaborazione razionale, l'elaborazione emotiva, che decidono per la validità del soggetto e per la nostra decisione quindi di scattare. Poi c'è l'ambientazione, la distanza dal soggetto e l'utilizzo delle focali, che concorrono alla tipologia di risultato che noi produrremo. Si dice, vabbè, fino adesso abbiamo parlato di tutte queste cose, ma che cos'è, che cosa, ma a che serve? A street photography? Vi rispondono le diapositive. No, adesso ce n'erano anche tante a colori. Sono scelte espressive che ognuno di noi può fare o non fare in un modo o nell'altro. Quello è, non ci metto bocca su una cosa del genere. Uno non... Allora, sì, gusto personale, ma anche, per esempio, è invalso un po' l'uso, no? Molto spesso io ci ho pure discusso in un certo modo con una famosa foto editor e cose simili. E adesso vale molto, ben mai si è capitato di sentir dire, oppure di aver detto, ammettetelo, ma non era meglio se questa la facevi in bianco e nero? Secondo me questa viene meglio in colori. Secondo te che? La foto l'ho fatta io e la faccio come mi pare a me. Poi ti può piacere la foto o non piacere la foto, ma non che questa viene meglio a colori. Tu, se la facevi tu, la facevi a colori o la facevi in bianco e nero. Nel senso, cosa voglio dire? Che il singolo fotografo è l'autore di una foto e decide lui qual è il mezzo espressivo che è più appropriato al suo modo di sentire, al suo modo di vedere. Non è che noi vediamo una cosa, amica, ma perché hai usato la tempera per far quello? Non era meglio se usavi i colori a olio? Mi sembra, no? Ovviamente quando si presenta un lavoro ti può venire chiesto perché, cioè se qualche cosa in particolare ti può aver spinto a farlo, cioè come è stata la domanda adesso, no? Cioè, c'è un motivo particolare per cui l'hai fatta in bianco e nero oppure per cui l'hai fatta a colori? Quindi se c'è, allora uno lo può anche raccontare, altrimenti semplicemente è proprio l'unico caso dove secondo me vale proprio a me mi piace così, cioè nel senso che, perché quella non è una cosa che deve essere giustificata. Poi ci sono, nella nostra visione personale, ci sono delle foto dove è meglio il bianco e nero, è meglio il colore, perché noi la vediamo meglio appunto in un determinato modo. Questa è una forma, vabbè, ironica, però è una forma particolare di street photography. Poi adesso va tanto de moda quella concettuale, la street photography così, quindi non c'è bisogno dell'essere umano, vero, per cui bisogna fare un po' così. Poi va tanto de moda quella là, guarda quanto sono bravo, cioè il virtuosismo tecnico. O quelle altre cose molto irrispettose alla Gilden, con le flashate sparate in faccia in mezzo alla gente, che ovviamente ti vengono bene quando stai a New York, vieni là al centro di Roma e poi dopo la seconda foto non la fai. Lo vediamo. L'ho già accennato prima questo discorso, ma... No, io ti ho fatto vedere che l'ho fatto con tutti i tipi di macchine fotografiche. Mancava il banco ottico. Sì, però aspetta. Io a Tokyo, secondo me, mi mimetizzavo bene. Secondo te mi mimetizzavo bene? Sapete dove sta questo deserto?
Dice, vabbè, che cacchio ne so io, dice, mi fa vedere una duna. In Danimarca. Sì, sì. Cosa voglio dire? Che tutto questo qui è un'elaborazione che noi facciamo, appunto, psicologica, per imparare a vedere, poi magari a riconoscere quello che ci abbiamo sotto il naso, che è la vita di tutti i giorni, no? Quindi avevamo detto, dice, a che serve raccontare la vita dell'essere umano, queste sono le focali, queste sono le macchine fotografiche, sì, vabbè, ma come si fa? Ecco, vediamo la risposta sua. Allora, abbiamo detto prima che uno dei problemi può essere l'approccio emotivo, appunto lui dice una cosa, se tu non sei esperto, una cosa se la fai con 300 mm, una cosa se la fai con 24, appunto. Diamoci un tema da seguire, perché abbiamo detto che noi non l'abbiamo mai fatta, non siamo capaci, vogliamo dedicarci a questa cosa. Abbiamo deciso che ci interessa l'essere umano. Allora cosa facciamo? Diamoci un tema, no? È inutile che io appunto vado a Piazza San Pietro e faccio 2 milioni di persone, vabbè, ma quale fotografo oggi? Perché non so bravo, non so capace, non so abituato, non sono esperto. Allora che ne so, mettiamoci, mi posso dare per esempio gente che legge, mi posso mettere quelli che stanno in ginocchio a pregare in piena piazza, oppure quelli che mangiano nella piazza, oppure quelli che stanno nella coda, così. Cioè mi do un tema da seguire. Iniziamo a fotografare da lontano. Cioè, non sei capace, è inutile che fai lo spiritoso, vai sotto a qualcuno con aria poi un po' così, con qui da una pizza, subito, e butti la macchina fotografica nuova. Possiamo fotografare, avete già visto degli esempi, foto fatte anche di spalle di tre quarti, insomma, non necessariamente dritte per dritte. Questo ci permetterà di scattare, quindi anche se siamo timidi e impacciati. Poi non preoccupiamoci se perdiamo un'occasione, chi se ne frega, ah guarda quello, mannaggia, non ho fatto un tempo, non succede niente, non muore nessuno, tanto il premio Pulitzer non vincevi uguale, quindi insomma, scatteremo un'altra foto. Non preoccupiamoci quindi se sbagliamo anche tecnicamente, cioè noi ci può capitare che torniamo a casa con i nostri 300 scatti fatti nel nostro pomeriggio di autoistruzione, che però a differenza del discorso analogico di cui parlavamo prima, noi abbiamo il digitale, prendiamo, infiliamo subito la scheda nel computer, vediamo subito le cavolate che abbiamo fatto, e quello da un punto di vista tecnico ci aiuta moltissimo. Ah, qui vedi, vabbè, certo, se uso un 25esimo con quello che si muove, ovvio che mi viene mossa, ecco, quindi so dove ho sbagliato, che cosa ho fatto, chi se ne importa, sbagliamo. Allora, se venite notate, fate finta di star fotografando qualcos'altro nelle vicinanze del soggetto, poi spostate ancora un po' la mira allontanandovi sempre di più, che funziona così, no? Se voi state così, vi accorgete che quello che sta a guardafisso è la cosa a voi vi disturba e pensate che possa risentirsi, voi continuate a fare così, no? Poi e fischiettando, perché in modo che quello vede che voi, non che proprio come se non esistesse, no? Anche se dice qualcosa, fingetevi stranieri, no? Però è una stupidaggine che però la maggior parte delle volte funziona, cioè perché appunto allora non sta a fotografare a me, perché, così. Poi ripeto, state in luoghi pubblici tipo questi qui di Roma, è molto più semplice cavarvela, perché c'è una densità di macchine fotografiche, di gente che è impegnata a fotografare pure loro, per cui manco se ne accorgono. Non provate ad andare in giro per Ostia con la macchinetta fotografica, perché dopo 2 secondi arriva sempre sul perché mi stai a fotografare, ma chi ti sta a fotografare? Cioè, arriva sempre il coatto subito, c'è cioè Ostia regolare, non si sa, è compreso nel prezzo del sì, no, anche d'inverno, anche d'inverno. Noi abitiamo vicino a Ostia, sono andato milioni di volte al mare a Ostia a fotografare. Come vai dentro uno stabilimento a febbraio con meno 3 gradi e il maestrale che sta buttando giù tutto, che però è figo da fotografare, sai, sulla riva del mare, come dica, chi sta a fotografare? E che non vedi che sto a fotografare? Cioè, ma
No, ci hanno sempre, siccome no, no, siccome è tutta gente, questi degli stabilimenti e cose del genere, che probabilmente c'è gente che lavora in nero. Io stavo lavorando per questa città, sono entrato nelle persone in studio a fare dei gruppo con la paura. Ma uno addirittura c'era la stella, cioè, e faceva così col vino, c'era un po' fotografato. Ah, vabbè, allora ne parleremo. Allora, iniziamo a vedere qualche tipologia di questi scatti un po', diciamo così, da principiante, che non richiedono una grande esperienza, per cui se state un pochino distanti e i soggetti non sono presi singolarmente, parlavo di scatti di spalle anche, ci può essere un motivo anche di fotografare di spalle. Questo, oltre che stavano dormendo, stavo pure abbastanza lontano. Per il discorso di prima, se io ti vedo e ciò uno zoom con un teleobiettivo lungo, io intanto scatto, poi magari mi avvicino, ma mi bastava la foto così e è finito lì il discorso. Cioè voglio... Altra foto fatta da dietro. Poi c'è sta qualche caso fortunato, ovviamente, alle volte, in cui si sommano tutta una serie di elementi cromatico, compositive, cultural, social. Sì, e con le luci, col drappeggio e con le luci dietro ne vogliamo parlare. Con la stessa tipo di, cioè, voglio dire, sembra fatta apposta, ecco. Ah, ovviamente, avevo detto, diamoci un tema, quindi vediamo come si può svolgere un tema. Sempre, queste sono tutte fatte in luoghi differenti, con macchine differenti, in anni differenti. Questo è quello che stavo dicendo prima, matrimonio tra l'essere umano e l'ambiente circostante. Cioè, vedete però il discorso, adesso stavamo parlando delle foto fatte alle spalle, no? Queste due foto qui, sono fatte alle spalle, ma no perché, cioè, così riesco a farle, è perché io se sto camminando e vedo una situazione del genere, mi viene di fotografarla. Quindi non è che era fatta a scopo, quindi... non è che era fatta a scopo perché io non sono capace, allora fotografo da dietro, così non mi vedono. Però io vedo una cosa del genere, per me è interessante così, quindi la fotografo così, a dimostrazione che possiamo trovare fotografie interessanti appunto anche di spalle. Idem dicasi come... Questa come la definite rispetto alla collocazione del personaggio, secondo la classificazione che avevo detto? Accessorio. Questo è veramente ai limiti perché è proprio piccolina piccolina, però è accessorio, diciamo. Aspetta. Sì, no, aspetta, vediamo un po'. Era una che
Sì, ma sì, ma se io ti fotografo da qua sotto sulla metropolitana ho difficoltà a filare. Era nuda. Sì, sì, sono da vicinissimo, sono quelle lì. No, è ovvio che ho detto prima che la perfezione tecnica assoluta non la puoi ottenere sempre. No, non lo so, dipende, io sono fissato della composizione, proprio no, cioè, per dire, a me, se per dire, se c'è un puntino bianco qua, capirai, oddio, non l'ho, quindi sto 3 ore lì a levare gli elementi, che cosa, a raddrizzare. Sì, nel senso che qui, voglio dire, è importante... la situazione, capito? La situazione, il momento, l'attimo, quello che sta facendo la persona, come è vestita, la gestualità, il suo rapporto appunto con l'ambiente, che a quel punto mi diventa meno importante. È ovvio, dove è possibile la composizione è fatta discretamente, no? Cioè, quindi la foto è dritta, se non era dritta viene raddrizzata, viene composta in un certo modo, ripulita di come taglia, non come cancellazione. Come tagli di eventuali cose, cioè se io qua poi c'è una cosa che è una schifezza tutta storta brutta, se la posso tagliare la taglio, perché non mi interessa. Lo so. Allora, qui per esempio la macchina ce l'ho lasciata perché mi dava questo riflesso argenteo e fa pure una certa potenziale. Però c'ho lì davanti, era un problema. Davanti un po' lento. Magari se era meglio la macchina da problemi. Perché io ti facendo, Poi sta roba qui, dice, poi tra l'altro a che serve? Sì, no, questa è volutamente proprio fatta di panza, proprio sparata. E questa roba qui dice, vabbè, ma che serve? Vabbè, noi adesso sappiamo com'era il mondo nel 1920, nel 1930, nel 1940, grazie alla fotografia di strada. Quelli che fotografavano le cose che succedevano in mezzo alla strada, il caretto che passava, che botticelle, il vinaio, lo sappiamo perché vediamo quel genere di fotografie. Certo, adesso i nostri posteri non avranno problemi a vedere, data la quantità di foto che si fanno, però cambia pure molto velocemente l'aspetto della nostra vita quotidiana. Queste sono tutte foto che sono state fatte fino a un certo periodo, tranne quelle a pellicola che sono un po' moderne, più moderne, gli altri fanno tutte parte del libro e quindi arrivano fino al 2012. Dice, vabbè, sono 6 anni fa, è cambiato il mondo, ma proprio è cambiato di brutto. Allora, questa qui è un fatto casuale che io ogni tanto chiedo, che vedete, mi sta a mandare quel paese a me il soggetto? No, c'è una cosa che ovviamente è molto difficile da vedere. C'è l'ape che è finita nel taglio della lama di luce che lo illumina e quindi sta mandando via. Cioè, ma io l'ape l'ho vista dopo, dico, guardate le cose che... Allora, questa qui è una fotografia invece più pensata rispetto ad altre, può sembrare estemporanea, invece più pensata rispetto ad altre. Cioè, generalmente la fotografia che avete visto fino adesso è fatta così, andando in giro così. Qua. Cioè, d'impulso, ti capita la persona, ti capita la situazione mentre cammini. La mia fotografia di strada è diversa da quelli che vedono, c'è sta qualche esempio, ma vedono il manifesto interessante lì e aspettano che gli arriva quello che si combina con quel manifesto interessante, per cui sembra che quello del manifesto gli sta mettendo un dito dentro l'occhio, no? Per cui stanno 45 minuti fermi lì con la macchinetta, aspettando col telecomando per farla scattare.
cioè qui, essendo di movimento, però qui io ho visto altri ragazzini che stavano facendo sti salti, quindi ho avuto il tempo di tirar fuori, cioè di mirare bene, fare la foto e farla venire come si deve. Questa è una foto dove si è infilato tutta una serie di elementi e dove ne è stato escluso uno, sempre con il taglio, perché non c'entrava niente, anche se è causa di una cosa di questa foto. Però qua sembra che si sono messe d'accordo, perché a parte i cromatismi, questa è mimetica proprio, cioè, questa è color Marrakesh, che ne so, cioè, voglio dire, perché stavamo a Marrakesh, però questa totalmente integralista così, quest'altra una via di mezzo, almeno come abbigliamento, quest'altra proprio gliene frega niente, vedete cosa sta facendo questa? Se sta a spruzzare profumo mentre cammina, no? E questa ride, sì, appunto, se proprio, e questa che ride perché sta a parlare con uno, c'era uno qua con cui stavano parlando, per cui, però erano queste due che avanzavano e sì, io, ovviamente io questa l'avevo vista già 3 ore prima, c'era la foto da sola, poi ho visto queste due che arrivavano, ovviamente ho fatto pure questa, però mentre le vedevo non avevo ancora fatto caso che questa a spruzzare profumo. Io difatti sono stato 3 giorni lì a aspettare che qualcuno spostasse una panchina, no? E ho detto, qui mi ci starebbero bene due che spostano una panchina. Qui stiamo alla fine di quella via famosa Omotesando di cui parlavo prima, andando verso un'altra. In questa strada ho rischiato l'arresto. Ora, come avete visto, ho fotografato un po' dappertutto, no? Cioè, anche in diverse situazioni sociali, economiche, culturali. Allora, ho fotografato proprio tanto, sono stato un mese lì a fotografare, in giro per strada di Tokyo. Questa qui è Akihabara, detta anche Electric City, perché ci sono tutti i negozietti dove vendono roba dei computer, transistor, roba elettronica, così. Ma è anche il quartiere dei manga, dove ci stanno i negozi dei manga, i cosi dei manga, le prove dei manga, tutte le cose. E ci stanno i Maiden Café, dove le signorine, così conciate, e mentre il giapponese di turno prende il suo caffè o quello che è, stanno lì, gli fanno le carezzine, lo imboccano, le cose, e sono quasi interdetti agli occidentali. Già vai lì, no, dentro non li puoi fotografare, e per strada fanno tutte, stai così, che poi fai la vergognosa, cos'è, papà e mamma non lo sanno, cioè non lo so, voi non è. Comunque faccio sta foto, giro lì, nei negozi di manga, c'ho un'altra foto che misi a suo tempo sul blog, proprio perché quel giorno mi ero un po' girato per via dell'accaduto, dove a un certo punto vendono tutti questi costumini così, da infermierina, da così, da cameriera, c'era una vetrina che era un sexy shop praticamente con adeguati elementi, insomma, voglio dire, inequivocabili, in negozi dove potevano andare ragazzini a comprarsi il giornaletto o le caramelle, insomma, quindi vabbè, faccio il giro di questo quartiere, gironzolo, cosa, insomma, a un certo punto stavo da quest'altra parte della strada, ma non, questo è il caso che ci stia la cosa della polizia, e mentre stavo, ogni tanto fotografavo qualcosa o qualcuno che mi interessava, a un certo punto ero fornito di una quasi tutte le fotografie a Tokyo, io l'ho fatta con una compattina della Sony, che però c'era il 24 mm e poi c'avevo quella un po' più figa che mi ero comprato lì perché per le foto quelle un po' più di là, la Canon G11, un cesso clamoroso, cioè, voglio dire,
che c'è uno zoom leggermente più lungo, arrivava a 140, però sta ancora cercando di arrivarci a 140 da 10 anni fa a questa parte, quindi è un po' lento, e anche come messa a fuoco un po' lento, per cui identifico una diva pure un po' cicciottellotta, non una maiden, ma una vestita buffa così, e da lontano la fotografo. Continuo a camminare in questa direzione, così a un certo punto, siccome togli è un po' pesante, ti affatichi ad andare in giro, e io ho una certa età, a un certo punto mi appoggio da una parte, ero un po' stanco, mi siedo per riposarmi, guardo un po' di foto, scatto una foto, un riflesso del palazzo da davanti, a un certo punto mi sento qua così, in giro, poliziotto, come questo che buono, questo comincia a far fugliare delle cose in giapponese, ho detto sì, vabbè, siamo capiti, poi vedo che c'è lei, quella di prima, ah, ho capito, va bene. Allora poi quello mi fa parlare con la cosa, con la centrale in inglese, però si fa guardare la foto, comincia a curiosare dentro la macchina fotografica, eccetera. Io ho detto, senti, sì, guarda, cancello, perché non mandava proprio di stare a discutere. Però insomma, voglio dire, puoi trovare sempre lo scemo, la scema che si fa venire crisi. Qui in Italia magari gli rispondi per le rime, ma te lo metti a discutere, a toglio con un poliziotto giapponese. Allora ne parliamo adesso come... Però quella poteva diventare famosa. Allora non è così semplice. Non è così. Allora questo è nel 2009, questi avevano i cellulari da 12 megapixel. Nel 2009 non erano ancora veri e propri smartphone, perché erano una specie di mezzi polmoncini, una via di mezzo, però per esempio ne avevo affittato uno, comunque mandavi le mail dal cellulare, tutte queste cose, e notare che piava tranquillamente in metropolitana. Io nel 2006 andai a Berlino soltanto con l'N70 della Nokia, che era 2 megapixel, e il fisheye, e poi pubblicai l'articolo su Fotografia Reflex, però era per giocare, però 3 anni prima avevamo 2 megapixel noi, e quelli già ce ne avevano 12 nel 2009. Dai, dormono pure qui, su, l'ho visti, eh. Queste sono fatte con 1200 mm di focale. Sì. Per non farmi vedere. Ma se io sto su un ponte e questi stanno sull'isoletta tipo Isola Tiberina, e io casualmente ho una compattona che con 25-1200 di focale, ma che faccio, nei fotografo? Io li fotografo. Eppure questi. Questo qui, fammi causa, va. Hai visto quelle prima nei paesi arabi, le ho fatte tranquillamente a Marrakesh. L'importante è imparare a fare le foto di panza. Che poi non è vero che ti vengono, non è rinunciare all'inquadratura e non è casualità. Perché una volta che sei abituato, tu sai la tua focale cosa metterà dentro, da quale distanza e qual è il momento giusto per scattare. Comunque non è anche il sistema del quando lavori come se fosse un fastidio, che se scusa, non guardi l'artisco che funziona, non c'è per fare oggi, scusa, e che è? No, e dai, no. Guarda, funziona.
L'ho fatta mettere in posa queste due, guarda. Siamo quasi alla fine. Buonasera. Beh, il concetto più o meno è quello, eh. Allora, questa foto ha causato, fa parte di una cosa che io ho fatto, mi era stata assegnata una Leica digitale, una compatta tipo questa, per fare un certo tipo di lavoro, che però non è stato potuto, non ho potuto farlo perché si doveva svolgere in carcere e non avevo ancora ottenuto, nonostante il tempo che passava, le necessarie autorizzazioni. Eh? Difatti, però non mi facevano entrare con la fotocamera. E allora, quindi, però nel frattempo l'avevo usata sta macchina, diceva, vabbè, la pubblichiamo lo stesso sul blog della Leica. E allora mi fa una domanda, dice, ma queste due signore che stavano parlando, risposta, non stavano parlando, non avevano nulla a che fare insieme, a dimostrazione che la foto non racconta mai la verità assoluta, ma è sempre una verità relativa, e è la verità che tu ci vedi, quindi non è detto che perché c'è una foto il significato sia quello lì. Allora, la signora sulla sinistra mi ha impallato mentre io fotografavo la signora al centro, che notate come è vestita. Stavamo vicino a Piazza de Spagna, faceva circa 60 gradi all'ombra. Ecco, c'aveva un guanto sì, un guanto no, c'aveva l'impermeabile. Cioè, guardate quelli dietro, stanno con le maniche corte. Sì, mezze maniche, pantaloncino corto. Insomma, voglio dire, lei stava vestita così. Sarà stata una contessa di qualche palazzo appena scesa da qualche cosa lì, una nobile, che stava parlando con qualcuno, però vi dovete immaginare, quando si arriva da Via del Babuino a Piazza di Spagna ci sta una densità di persone, per cui anziché io sono riuscito a beccare uno spiraglio tra le persone che passavano. Questa signora che è passata però mi ha fatto da quinta praticamente nell'ambientazione del soggetto principale, ho ritenuto che non rovinasse la foto e quindi è andata via così, però insomma voglio dire, non stavano parlando. Questo non so se si vede bene da laggiù, perché questo stava praticamente guardando là dietro, poi deve aver visto che comunque si avvicinava a qualcuno, essendo comunque un venditore ha buttato la masciava un occhio da una parte e uno dall'altra, sì, vicino a Castel Sant'Anni. Questa è una foto che invece ci ho girato intorno un po', perché questa tipa qua si stava girando intorno alle statue, quindi ho fatto vari scatti finché non mi si è presentato lo scatto perfetto, cioè voglio dire. Sì, sì, sembra che stai parlando, oppure qualcosa dice, ma dici a me? Questa gli è la verità, la verità. Questa è la verità, è che realizzi dopo, io, cioè voglio dire, c'è un discorso, tutta questa gente che io ho fotografato, più le altre che non sono presenti qua, è ovvio, fa tutta parte della mia vita, è come se li conoscessi tutti quanti, sono tutti amici, però in realtà sono persone che invece le sono capitate davanti in attimo. Ovviamente le possibilità espressive sono diverse, no? Alle volte appunto perché stanno in un ambiente, alle volte perché fanno un gesto, alle volte perché ci sta una luce, delle geometrie intorno, sono molti possibili. La rete è un po' grossa, perché no, nel senso dal punto di vista proprio di
Ma scusa, ma che differenza c'è tra questa e una reflex? Ti vedono uguale, cioè non... movimento. Cioè... No, no, allora io ti dico una cosa, io sono andato a fare una giornata, perché io sono un ex fotografo ufficiale Fuji, che quando Fuji non c'aveva nessuno, ci siamo serviti così, poi dopo ci siamo stati sostituiti con altri soggetti. Comunque, io stavo a Napoli a fare una giornata Fuji e stavo facendo dei mini workshop di street, quindi quello che abbiamo detto stasera era condensato in 2 minuti proprio così, e poi si andava in giro con le macchinette Fuji, a seconda uno le poteva prendere in prestito, quindi una decina alla volta, si andava in giro per Piazza del Plebiscito, a galleria dove c'era la base, lì dintorni, e facevamo un po' di scatti di street. Io una delle cose che avevo detto era quello: ragazzi, mi raccomando, insomma, cerchiamo di non essere notati, anche se siamo un certo gruppo, ma muoviamoci così, proprio perché così prendiamo spontaneità. Vabbè. Dopo un po' esco all'uscita della galleria, ci stava uno con la X100, che è particolare la X100, perché c'ha l'obiettivo fisso, ma non lo so perché, l'estetica è come una Leica, per chi non la conosce, come una Leica pellicola in metallo, quindi non in metallo. Ma la cosa buffa è che praticamente questi qui fotografavano così la gente non si filava per niente, cioè, vabbè che è Napoli, però cioè, voglio dire, era come se fosse un giocattolo, quindi non, dopo un po' erano spontanei uguali. Questa è fatta con una G1X della Canon, che è una compattona bella pesante, ingombrante, nonché costosa, che stavo provando per fotografia reflex. Anche qui si sono condensate un po' di cose. Questa foto io l'ho fatta sempre con questa G1X Canon grazie alla possibilità di orientare lo schermo. Perché? Perché avevo visto queste due che stavano lucinando lì sul ponte verso via della Conciliazione e mi sembrava una potenziale situazione da fotografare, però io arrivavo da mezzo alla strada, quindi non mi potevo fermare a mezzo alla strada e fotografarle, per cui sono arrivato sul marciapiede, sono andato da questa parte, le guardavo, però a un certo punto ho messo la cosa in modo per vedere quel cosa stava succedendo e non sembrava proprio che stavo lì a fotografare. Difatti queste se ne sono proprio accorte e questa è venuta una foto molto spontanea dove casualmente poi gli è passato pure l'opera romana cristiana pellegrinaggi dietro. Quello è il caso. Quello adesso ripeto, affrontiamo il problema tutto insieme. Certo, se questa si fa dall'entrata di Castel Sant'Angelo fino alla fine della parte lì dove si stringe e poi si riallarga per andare via da Conciliazione spammandosi la crema, insomma qualche scatto riesce a farlo. Oddio, poi se mi si mette davanti ai poliziotti che ho scritto sopra Roma Capitale, per chi non lo capisse. Aspetta, che foto era che... No, che cos'era che diciamo la foto che ha visto lo Ghiera di Roma? No, una cosa... No, una cosa, non so se erano delle fotografie, una di quelle solite pedinate che becchiamo su Facebook, era tutta una storiella che però la poteva capire solo chi era di Roma. Vabbè. Allora, questo qui invece è un trittico dedicato ai piedi. Ma raccontano pure le estremità. Oppure questa è un esempio di foto statica, fatta col cellulare l'anno scorso, quindi. Roba moderna, cioè identifichi una situazione potenzialmente interessante che è quell'ombra del 13 alla stazione del binario 13 eccetera e poi scatti e scatta, ci stanno differenti situazioni, no? Sempre nello stesso punto, come qui mi sono proprio appostato perché c'era questa lama di luce che andava su dei bandoni questi qui che, e ho fatto qualche foto di personaggi che passavano.
Questa l'avevo portata come foto singola a un concorso interno del circolo nostro, no? Allora c'è chi ci ha avuto da ridire sul fatto che era cos'è che era un po' storta. Allora io mi scherzo, ho detto, e falla te se sei capace a beccare tre che ha banana a mano da 2 metri a Piazza Navona. Cioè, già tanto che l'ho fatta la foto. È già tanto che l'ho fatta. Stesso morso, tutte e tre così, cioè voglio dire, non è semplice fare una foto del genere, manco per uno che... Sì, normale andare in giro con l'asciugamano, con le leopardate nello stesso periodo, facciamo sempre i soliti 60 gradi all'ombra, oppure con la volpe, cioè, avete una volpe e la portate in viaggio a Firenze.